ragazzi, nuovo video finalmente, sono troppo emozionata di filmare un nuovo What's in my bag, ragazzi. Erano anni che non filmavo un What's in my bag e questa è sempre stata la tipologia di video, una delle tipologie di video mie preferite da guardare su YouTube, non lo so perché, c'è questa curiosità femminile nel vedere che cosa hanno le altre ragazze nelle borse, come se avessimo tipo un sacco di spazio tipo Mary Poppins nella borsa, avete presente? Ma sono sempre super curiosa e oggi voglio farvi il What's in my bag con la mia nuova medium Chanel in patent leather e gold hardware. L'avete vista anche nel video che ho fatto sulla mia collezione completa di borse, ve lo linkerò qua sotto se volete vedere il mio video. Ma oggi vi farò vedere, questa è appunto la borsa che sto indossando oggi vi farò vedere che cosa porto all'interno. Come vedete è strapiena, strapiena, tutte le mie borse sono sempre strapiene. Tra l'altro, ragazzi, sto indossando quel maglioncino Dior e mi avete consigliato voi come indossarlo, cioè ci ho messo, vabbè, la cintura e poi i leggings e un'altra maglia più lunga sotto, così riesco ad indossarlo, anche se non riesco ad indossarlo come un abito, almeno lo uso. Bando alle ciance, vediamo che cosa c'è all'interno della mia borsetta. Ragazzi, potete vedere c'è un bel casino, onestamente un bel casino. Allora, vi faccio vedere al momento quello che capita, quello che viene fuori. Allora, prima cosina sono gli occhiali, mi chiedete, capelli ovunque, mi chiedete sempre dove ho preso questi occhiali. Ragazzi, li ho presi, vabbè, sono di Celine, li ho presi in un negozio a Trieste, ma sono di Celine e sono della collezione dell'anno scorso, quindi non so se riuscite ancora a trovarli oppure no, ma sicuramente di simili ne trovate, anche se con le chiavi non so come mai in borsetta si sono completamente rovinati proprio qui in questo pezzettino di plastica tra le due lenti, sono tutti graffiati e appunto probabilmente sono state le mie chiavi in borsetta, perché io ho la brutta mania di non mettere, oh mio Dio, mi sto rendendo conto in questo momento che non sono Celine ma sono Saint Laurent, quindi io vi ho sempre detto che sono Celine, invece sono di Saint Laurent, ok, ecco perché non riuscivate a trovarli, sono di Saint Laurent, ragazzi, mi dispiace un sacco, li ho scambiati con gli altri che ho e che invece sono di Celine, no, questi sono di Saint Laurent. Stavo dicendo che ho la brutta abitudine di non tenere gli occhiali nelle apposite custodie, perché altrimenti mi prendono troppo spazio nelle borse. Il risultato qual è? Che dopo pochi mesi che li ho presi sono tutti graffiati, comprese le lenti, quindi sorvoliamo questa cosa che era meglio non scoprirla. Poi, altra cosina che c'è all'interno, c'è, vabbè, non posso mai andare in giro senza balsamo labbra, un qualsiasi prodotto però che sia idratante per le labbra, specialmente in inverno ho bisogno, perché le mie labbra non so come mai ma sono sempre super 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 secche, forse perché indosso sempre rossetti opachi. Questo è il Lano Lips 101 Ointment ed è un balsamo, loro lo chiamano super balsamo, super balm, multiuso, quindi va bene sia per le cuticole, le mani, ovviamente le labbra, qualche posto, qualche zona del viso screpolata eccetera eccetera. Questo è fantastico, ne basta pochissimo, l'unica cosa quando fa molto freddo è come se si congelasse, quindi non riesco a spremerlo, però ragazzi è veramente un ottimo ottimo prodotto questo, appunto, non solo per le labbra. Poi, allora, elastico per capelli nero, niente di che, adesso che ho l'extension riesco a fare solo tipo due giri nell'elastico, invece senza extension ne faccio tipo 4 con i miei capelli, ok? Poi, allora, ah sì, ho la matita sopracciglia e altri trucchi, perché l'altro giorno mi sono praticamente truccata, cioè ho fatto la base a casa ma mi sono truccata in treno e quindi mi sono portata dietro il mascara di Fenty Beauty nuovissimo che mi è arrivato, la matita sopracciglia di Diego Dalla Palma, sempre lei, si chiama Eyebrow Powder Pencil ed è la 114 il mio colore. E poi c'è, allora, un rossetto, ma perché sono strapiena di capelli che volano ovunque? Un rossetto, ragazzi, questo è di MAC, è della collezione, natalizia, infatti faceva parte di quel mini kit da 3 mini rossetti con tutte queste decorazioni con le stelline. Questo si chiama Jar of Stars ed è un bellissimo rosa nude opaco e mi piace, mi piacciono in particolare anche questi mini rossetti delle collezioni edizioni speciali di MAC, perché sono piccolini e quindi mi lasciano un pochino di spazio in più in borsetta, perché le mie borse
cioè negli anni sono diventate sempre più piccoline, non necessariamente, ma una volta avevo solo borse gigantesche, adesso invece mi piacciono per esempio anche le Chanel Medium, che non sono gigantesche, ok, una borsa come questa, una grandezza normale, però visto che una volta mi portavo dietro praticamente il mondo, tutta la mia casa, i miei gatti, tutto quanto c'era dentro nella borsa, adesso devo un attimino trattenermi e quindi cerco robine minuscole per poter avere più roba, anche se sono in mini size. Allora, poi, allora qui c'è la Born This Way di Too Faced, questa è, questo è un fondotinta in polvere e il mio colore è Porcelain, e nella versione liquida è un po' troppo scuro per me il Porcelain, nella versione powder, nella versione in polvere, ce la puoi fare Nicole, è abbastanza giusto, ma non lo uso come fondotinta su tutto il viso, a parte quando la pelle è veramente molto grassa, lo uso però appunto per i ritocchi durante la giornata, specialmente se devo soffiarmi il naso, oppure se mi tocco molto il naso, perché mi prude sempre il naso, sono sempre lì che mi gratto il naso, alla fine, cioè a metà giornata, in realtà già dopo un paio d'ore, non ho più fondotinta sul naso e quindi questo mi aiuta tantissimo, o anche se magari ho brufoletti e robe varie e il correttore se ne va durante la giornata, poi vado subito e sistemo, quindi mi porto sempre dietro un fondotinta in polvere, appunto del colore della mia carnagione, questo è il Born This Way. Poi allora ci sono le mie chiavi di casa, sono queste con il portachiavi che ho preso da La Dure a Parigi. Ragazzi, penso che di avere questo portachiavi, cioè non lo stesso, ma ne avevo un altro simile anche tipo nel primo What's in My Bag che avessi mai fatto. Mi sa che era simile a questo, avevo quello con il fiocchetto viola, mi sa. Vabbè, comunque qualche tempo fa sono stata da La Dure a Parigi e ho voluto ricomprare questo portachiavi che con i tre macaron colorati, la Torre Eiffel e il simbolo di La Dure con questo fiocchetto è veramente meraviglioso, anche se sono molto cari. Penso di averlo pagato tipo 40 euro questo portachiavi, non sto scherzando, 35, una roba del genere, comunque carissimo. E queste, sì, vabbè, sono le mie chiavi di casa. Poi ci sono le chiavi di casa di mia mamma con questo pupazzetto di Hello Kitty che purtroppo ha perso il fiocchetto e quindi è Hello Kitty nuda praticamente, appunto un po' spoglia. E niente di che, comunque queste qui, visto che ho queste chiavi da millenni e non sono di casa mia ma di casa di mia mamma, non ho mai cambiato il portachiavi e quindi è così, è noioso. Poi allora, sempre perché l'altro giorno sono stata in treno, io penso in tutti i What's in My Bag di avere queste salviettine, ma ragazzi sono comodissime, sono quelle, vabbè, queste sono quelle che ti danno sul treno, in questo caso era il Frecciarossa, e sono salviettine rinfrescanti appunto, ma quando ti trucchi e tipo sei fuori, magari ti sbavi sulle mani, trucchi eccetera, queste sono fantastiche, ti pulisci e sono sempre utili e comode da avere in borsetta. Poi allora ragazzi, ho due rossetti MAC, uno è il Russian Red che è il rossetto che sto indossando oggi, nell'ultimo periodo mi sono rifissata con i rossetti MAC e quindi sto indossando praticamente solo loro, questo è appunto uno dei miei rossi preferiti, il Russian Red è pazzesco, fenomenale, è un colore secondo me però che sta bene più a chi magari ha un sottotono freddo di carnagione, se avete un sottotono caldo non consiglierei particolarmente il Russian Red ma piuttosto il Ruby Woo. Ok, ci ho pensato un secondo. Poi altro rossetto che ho è il Faux, scritto Faux, il fatto è che è praticamente finito, ce n'è davvero ancora pochissimissimo, ma è uno dei miei rossetti preferiti e si vede, lo uso tantissimo, voglio arrivare proprio alla fine, poi tirerò fuori il prodotto che rimane e poi dovrò andare per forza a ricomprarmelo. E poi, allora, rossetti non abbiamo più, c'è il portafogli, questo portafogli non l'avete ancora visto perché in realtà è un nuovo acquisto che ho fatto da, ovviamente da Chanel, si vede dal logo, questo è in lambskin, quindi la pelle più liscia, più delicata, con hardware dorato, lo vedete anche sul retro, c'è la zip dorata. Questo è il nuovo stile di portafogli Chanel, fino a qualche tempo fa, anche sul sito mi sa, c'è ancora il modello vecchio, questo è il modello nuovo. Ho preso, in realtà ho già un altro portafogli di Chanel che è un pochino più grande, però con le borsette piccoline praticamente mettevo il portafogli e non mi stava nient'altro, quindi alla fine ho preso questo più piccolino che comunque riesce a contenere tutto quanto. Poi
poi, allora, in realtà nel portafoglio non c'è tanta roba a farvi vedere, non ho praticamente soldi, niente, solo un sacco di moneta. Ho dovuto togliere tutte le monetine che avevo degli altri paesi perché altrimenti non ci stavano qua dentro, ma almeno questa zip si chiude bene, la zip dell'altro portafoglio continuava a rimanere aperta così e perdevo tutte le monete in giro oppure nella borsetta. Queste, vabbè, qui c'è la mia patente, interessantissimo, patente che ho, sì, ho la patente di guida, ragazzi, anche se non ho la macchina, ma in tanti mi dite, Nicola, non hai la patente? Sì, ho la patente, da quando avevo 18 anni e qualche mese. Poi, carta d'identità slovena, perché appunto sono bilingue e ho due nazionalità, e sia italiana che slovena allo stesso identico modo, e questa è la carta d'identità slovena. E poi, qui, vabbè, codice fiscale, anche questo interessantissimo, codice fiscale, e poi qui c'è la, la tessera sanitaria, anche questa super interessante, e poi c'è, qui ho la OV chip card, che mi sa che è anche scaduta, questa è la tessera del tram e dei mezzi pubblici ad Amsterdam, però è scaduta effettivamente ad aprile, quindi bye bye. In realtà non ha senso tenerla, perché era super comoda, perché ogni qualvolta ritorno ad Amsterdam potevo ricaricarla e quindi le corse mi costavano di meno. Per averla devi avere un conto olandese, quindi l'avevo fatto quando abitavo su, poi ovviamente sono tornata qua ma continuavo ad usarla, ma adesso mannaggia è scaduta. Questo è praticamente tutto il contenuto del mio nuovo portafoglio, ragazzi, è carinissimo e sono super super felice di aver comprato questa misura, perché l'altro era veramente troppo gigantesco. E poi l'altro è la versione boy, questa è la versione classic con tutti questi quadratini di Chanel, che sta molto impandando, vuol dire, con la borsetta. Poi non abbiamo ancora tantissima roba qua dentro, ragazzi, fatemi controllare. No, allora c'è solo una caramella alla menta, queste sono le Monks, strabuone, e poi c'è il collirio alfa, il collirio migliore al mondo. Ma perché ho peli di Denver anche nella borsetta? Cioè, io non lo so, veramente. Questo è il collirio migliore al mondo quando hai gli occhi stanchi, veramente pesanti. Questo è fantastico, te li apre subito, sono subito riposati e non hai più la sensazione di occhi che bruciano. Vabbè, faccio pubblicità al collirio. Ragazzi, una cosa che mi stavo dimenticando perché l'avevo tirato fuori è ovviamente il mio cellulare, mia family, il mio cellulare. Sto usando ancora la cover di Chiara Ferragni, che però nella parte bianca dell'occhio si sta sporcando molto in fretta e perde un sacco di glitterini, quindi un po' ogni questa cover. Questo è quanto, ragazzi, questo era il contenuto della mia borsa. Ta-da! Sembra molto più sottile. Anzi no, penso che già abbia fatto un po' di pancia perché la riempio sempre tantissimo. Quindi questo è anche il look di oggi, ragazzi, sono super contenta del mio look di oggi, mi manca solo il... lo smalto rosso alle unghie, ma vabbè, questo quindi è quanto, mia family, per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto questo tuffo nel passato in, con un what's in my bag, che non facevo veramente da, non lo so da quanto, ma da tantissimo. Quindi questo è quanto, noi ci vediamo domani con un nuovo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate like al video se vi è piaciuto e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. Bacio grandissimo, a domani!